Buongiorno bellezze, oggi sono qui per parlarvi di una collaborazione bellissima. Mi è stato richiesto 2 settimane fa da una capogruppo della mia città di provare dei prodotti di questa famosa azienda che tutti conosciamo, che è Libero Sci. Libero Sci sappiamo benissimo che è un'azienda che è nata nel 1959 da un fondatore, un botanico, e che quindi poi man mano si è diffusa. Purtroppo non tutti quanti hanno una bella concezione del Libero Sci, però fondamentalmente Libero Sci utilizza dei prodotti vegetali naturali. Alcuni non bio, altri bio. Questa ragazza mi ha chiesto di provare dei prodotti del Libero Sci per vedere cosa ne penso, insomma. E quindi mi ha dato questi prodotti. Stamattina ci siamo incontrate, ci siamo andate a prendere un bel caffè insieme e mi ha dato questi prodotti. È stata gentilissima comunque, perché a me, lo sapete, provare i prodotti, ampliare le mie vedute in questo campo, anche se io poi fondamentalmente già avevo provato questa azienda, con alcuni prodotti mi ero trovata bene, con altri no. Però mi ha fatto scegliere alcuni prodotti, mi ha portato dei prodotti e me li ha fatti scegliere. Io sono rimasta molto contenta, di questa cosa. E mi ha dato anche dei cataloghi, mi ha dato questo catalogo qua, che è praticamente il libro proprio verde del Livre Rocher. Qua spiega proprio come è nata Livre Rocher, insomma, quello che dice, che la cosmetica vegetale Livre Rocher è una cosmetica unica ed esclusiva, fu creata nel 1959 da Yves Rocher, che è un botanico visionario e precursore in fatto di bellezza femminile. E quindi che cosa abbiamo oggi? Quindi è proprio qui ci sono tutte le foto, molto interessante io penso, infatti non, io sono andata stamattina a fare questo incontro con lei, con questa ragazza e tra l'altro con un'altra sua collega più grande. E mi ha dato un po' di cose, sono rimasta troppo contenta, devo dire la verità. E quindi qui ci sono tutti i prodotti, è proprio il libro verde della bellezza. E sono molto contenta, sì, perché io adesso vi farò vedere in questo video i prodotti. Quindi non vi parlerò di cosa ne penso io di questi prodotti, sia chiaro. Io adesso vi faccio solo un video haul, perché ovviamente sarei falsa a darvi già una mia opinione senza averli provati. Quindi io adesso vi faccio vedere i prodotti che mi ha dato. Voglio cercarli anche sul catalogo, così almeno ve li spiego per bene. È vero, non mi sono preparata su questo, però mi piace molto pure il bello della diretta, mi piace tantissimo. Tra l'altro questo catalogo che mi hanno dato è bellissimo, sarebbe proprio il catalogo del Livre Rocher, ci sono parecchi prodotti che mi piacciono e vi faccio vedere un po' i prodotti che mi hanno dato. Alcuni di questi io non li avevo mai provati, questi qua, però alcuni sappiamo tutti che io sono una tipa che mi piace provare, insomma, ho già delle cose di crochet che ho provato, altre che no, vabbè. E andando avanti, io adesso vi faccio vedere quello, li sto cercando appunto sul catalogo per dirvi, per spiegarvi bene di cosa sto parlando, di ogni prodotto singolarmente, almeno per darvi una descrizione del prodotto. Allora, quindi andiamo avanti. Purtroppo non conosco il catalogo, quindi vado un po' più lento del solito. Allora, ecco qui. Allora, quindi partiamo con questi prodottini che sono molto molto carini, ragazze. Cioè, io ve li consiglio sinceramente.
Allora, il primo prodotto che ho provato è che mi ha dato è il gel doccia nutriente all'olio di argan bio che costa 2,95. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Quindi stiamo parlando di questo prodotto. Vi posso dare la mia impressione per ora sulla profumazione. Che a parer mio è paradisiaca, cioè si sente proprio l'olio di argan, a me fa impazzire l'odore dell'olio di argan, mi piace molto, questo è il prodotto, il packaging si presenta in questo modo, eccolo qua, e questa è la linea proprio bio, e leggiamo un po' la descrizione, insomma, sono 200 ml di prodotto, qua dice... gel doccia nutriente, 99% di ingredienti naturali, zero parabeni, zero coloranti, made in Francia. E vediamo la descrizione, che cosa ci dice. Risvegliatevi in tutta dolcezza con questo gel doccia all'olio di argan bio del Marocco, riconosciuto per le sue proprietà nutrienti. Sensazione di piacere, lascia la pelle morbida e delicatamente profumata, risciacquare abbondantemente e evitare il contatto con gli occhi. 99,4% del totale degli ingredienti sono di origine naturale e il 10% del totale degli ingredienti sono prodotti da agricoltura biologica. Stiamo parlando della linea bio del Livre Rocher. Quindi ragazze, questa qua è eco certificata, io specifico ragazze perché io ho prodotti. Allora, se non sono prodotti bio o con inci accettabili, io non le provo le cose. Io, infatti, quando mi hanno contattato, il mio primo pensiero è stato: o mi date una linea bio da provare oppure dei prodotti con inci accettabile. Quindi ho preferito fare in questo modo, ragazze. E quindi questo è proprio cosmetico biologico, vedete c'è pure il simbolo qua, non so se la mia fotocamera metterà mai a fuoco. Comunque questo qui è il prodottino, il packaging è molto carino, si presenta così. Io tra l'altro di questa linea, però non la linea bio, avevo provato della stessa azienda i Doccia Schiuma, quelli là, tutte le fragranze buonissime che fanno quelle là colorate, infatti sono rimasta contenta però di provare questo qua, l'olio di argan bio. Sappiamo tutte quante le funzioni dell'argan, l'argan è un rivitalizzante, quindi contro l'invecchiamento fa proprio bene l'argan, cioè io lo consiglio. Ma indipendentemente che questo è un gel doccia nutriente che quindi alla fine va via, però è bellissimo ragazze. Ma vediamo gli ingredienti. Allora, acqua come primo ingrediente nell'inci, aloe, quindi aloe barbadensis, leaf juice, ammonium lauryl solfate, coca midopropyl betaine, glicerina, poliglicerina 4 caprate, argania spinosa. L'argania spinosa sta un po' al centro dell'inci, ragazze. Capril glucoside, sodium cloride, sodium benzoate, citric acid, parfum, salicylic acid, linalool, limonene e citronellul. E quindi questo è stato l'inci che io ho trovato abbastanza buono, ragazze. Quindi questo è il prodotto, la profumazione è ottima, il prezzo è di 2,95 per 200 ml di prodotto, ragazze. Appena ovviamente lo proverò, appena finirò tutti questi prodottini, io farò proprio una recensione di tutti quelli che vi faccio vedere ora di questi prodotti. Mi farò un video proprio a parte. E quindi questo è il primo prodotto che mi hanno dato. Uno. Poi andando avanti, mi hanno dato questo campione. Questa mini size, che è una mini size ce l'abbiamo scritto da quant'è?
Da 15 ml mi piacciono i campioncini così, perché magari tante aziende quando danno i campioni li danno in quelle bustine, invece io penso che questo Pegasin sia più comodo come campione, molto molto carino. E che cosa ci dice questa cremina? Devo provare un attimo solo. E per il viso, ovviamente, voglio trovarlo un attimo sul catalogo, così vi do una spiegazione più dettagliata di questo prodotto, andando più veloce del vento, perché mi rendo conto che magari vi do noia a impazzire ogni volta, però io penso che sia molto interessante descrivere bene il prodotto che mi hanno dato in modo da potervelo spiegare bene. Ed eccola qua, è proprio questa qua se non mi sbaglio. Sì, è questa, fatemi vedere. Che non mi voglio sbagliare. Sì, è questa qua, infatti. Allora, è una crema nutriente viso. Il packaging reale è da un vasetto da 50 ml. Sarebbe questo qua. Questo. Al prezzo di 11,95, che sappiamo ragazze che per le creme bio 11,95 non è male come prezzo per 50 ml di prodotto, che comunque sono abbastanza. Ma vi voglio dire più o meno la cremina qui che dice: una crema nutriente, eccola qua, la faccio vedere sperando che si veda bene. Eccola qua, speriamo di sì. Comunque è una crema viso nutriente bio, che contiene ingredienti, vabbè, di origine naturale, agricoltura biologica, linci. Abbiamo un bel lince abbastanza lungo, glicerina. Sì, no, ma mi sa calendula comunque. Olio vegetale. Secondo me è proprio buono. Chissà il profumo com'è. Ha un bel odore. Secondo me è sempre la stessa linea, l'olio di argan, ragazze. Perché secondo me sì, è così. Sì, è sempre all'olio di argan questa linea qua. E io ovviamente ora sono un po' in imbarazzo, perché ovviamente non posso dirvi che cosa ne penso, da premettere questo, però ovviamente tra l'altro vedo che c'è pure un'offerta qui sul catalogo che dice balsamo labbra, sempre della linea bio. Tra l'altro ora leggevo, è molto conveniente questa offerta, ma non per dire, però la stavo leggendo, ho detto fammela vedere un poco. Set balsamo labbro nutriente da 10 ml, no? Più crema nutriente viso da 50, 11,95. Praticamente è buonissimo questo prezzo. È ottimo proprio. Perché calcolando che la crema da sola singolarmente viene a fare 11,95 e il balsamo labbra viene a fare 4,95, cioè paghiamo praticamente tutti e due i prodotti al prezzo della crema solo. Quindi è buono come prezzo. Vabbè ragazzi, io comunque questo qua non ve ne posso parlare ora, vi ho spiegato il prodotto, è sempre quello là della linea Bio. E non vedo l'ora di provarlo, io ringrazio sempre mille volte la ragazza di Yves Rocher che mi ha fatto vedere questi prodotti. Adesso vi faccio vedere un altro prodotto che non fa parte della linea Bio, però a parer mio è di inci accettabili ed è una crema mani. Che vi voglio far vedere sempre qua sul catalogo, perché ovviamente sul catalogo io ho per bene i prodotti spiegati e quindi vi voglio far vedere. E hanno suonato alla porta, però non ci interessa sinceramente, e quindi andiamo avanti con il video, e quindi vediamo un poco i prodotti che sto cercando.
questa crema viso, se la trovano. Sono andata pure alla porta in questo momento, ma non ci interessa perché la mattina lo sappiamo che fanno solo pubblicità. Vabbè, comunque in tutti i modi, ragazzi, è una bellissima crema mani. Io me la faccio vedere, anche se qua sul catalogo non la trovo, ovviamente. Che io penso che sia molto 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 buona. L'Inci è proprio accettabile, buono, non è male. Magari poi mi metterò l'Inci preciso. Non la trovo qui, mannaggia. Non c'è nel catalogo. Ok, allora vi faccio vedere io. Eccola qua, crema, eccola qua, ragazze, è una crema mani. A parte il fatto che questa crema idrata in modo immediato e duraturo le mani, dice, proteggendola dalle aggressioni esterne. Quindi questo qua è un prodotto che senza parabeni, siliconi. E la linea è questa qua, la faccio vedere, quella col tappo verde. Sappiamo che tutti quanti abbiamo questa passione per le creme mani, cioè io esco pazza, ed è un flaconcino da 75 ml. Tra l'altro il prezzo dovrebbe essere questo, sì, ma penso che siano tipo, qua dice addirittura che c'è un'offerta, dice due creme idratanti a 3 euro, però ovviamente, ragazze, io non ho qui la linea delle creme. Dovrebbero costare 1,95 o 2,95, insomma questo dovrebbe essere il prezzo da catalogo, penso che sia 1,95, però questa è la linea, però io non trovo quella che ho io. Eccola qua la linea proprio della crema a mani. E poi c'è questa offerta, che praticamente si tratterebbe di due creme mani a 3 euro, ragazze. Va bene, questo qua a me, vi spiego un po' la situazione. Ci sta l'arnica bio dentro. L'Inci è questo, acqua come primo ingrediente, glicerina, etilexil, scusate se leggo così ma non si legge bene, cetrilalcol, metilpropanediol, cocos nucifera, oil, brassica campestris, giusto? Rapsed, Sidiol, Mirestil, Mirestal, comunque è buona. Al centro dell'Inci, purtroppo, c'è il PEG che è 100. Questa è l'unica cosa che non mi piace. Poi per il resto è accettabile. Però essendo che comunque stava al centro dell'Inci, per me andava bene. Quindi alla fine l'ho scelta. La profumazione è buonissima, è veramente buona buona buona. Anzi, mo vi faccio vedere la consistenza, perché la consistenza la posso far vedere, altrimenti quando finirà questa crema io non ve la posso far vedere più. Quindi vediamo la consistenza com'è. Questa è la consistenza, l'odore mi piace tantissimo. Vediamo un po' com'è la consistenza. Sì, è molto, è un po' leggero, l'odore è stupendo, l'odore è proprio bello, mi piace. Ha una bella consistenza, non appiccicosa, mi piace tantissimo. Tra l'altro il profumo è proprio ottimo, bella, bella proprio, ragazze, questa cremina. Ha un bel profumo, sì, mi piace. Bella bella, sì, mi piace, è proprio una bella crema, sì sì, mi piace anche l'odore, un odore molto dolce però non forte, mi piace da impazzire. Tra l'altro voglio far vedere pure la consistenza della cremina viso, che non mi ho fatto vedere, giusto per
per renderci conto. Eccola qua. Giusto perché mi piace che voi vediate tutto, cioè perché non ho niente da nascondere. Ah, la consistenza qui è molto più liquida. Il profumo non mi fa impazzire, però sono sincera. La consistenza è un po' liquida, ma non troppo, ragazza. Poi ovviamente la proverò sul viso e vedremo come andrà a finire, insomma. Quindi allora, questi sono i prodottini che mi sono stati dati da questa dolcezza di Yves Rocher. Questi sono i prodotti. Io non vedo l'ora di provarli, appena li avrò finiti di provare vi faccio un haul dettagliato proprio su questi prodotti. Vi voglio ricordare che questa ragazza che mi ha dato questi prodotti sta su Instagram, sta anche su Facebook. Il suo contatto di Instagram è questo, adesso vi faccio vedere in modo che, se vi fa piacere, si chiama Jerry Ricciardi, eccolo qua, spero che si veda. Questo è il suo contatto Instagram e stessa cosa su Facebook, Jerry Ricciardi. Quindi questa è la ragazza che mi ha dato i prodotti e quindi io sono molto felice di questa collaborazione. A breve vi farò, appena finirò questi prodotti, vi farò un video. Ovviamente poi metterò tutti i link di questa ragazza di Yves Rocher nell'info box e spero presto di recensirvi questi prodottini. Appena li avrò recensiti, appena li avrò finiti tutti, vi faccio un bel video con la recensione. Adesso vi mando un bacio, ringrazio questa ragazza, questa collaboratrice del Yves Rocher per aver attuato con me questa collaborazione, ringrazio Yves Rocher e vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!